Dalla loggia guarda i campi. Si stupisce lentamente dei sentimenti che le si rivelano. Si sente giovane e bella, ma le pare di aver vissuto molto a lungo. Troppo. Fabio è partito. Sa che non troverà pace in nessuna cosa. Il nostro spirito diviene così sottile come una trasparenza. Ricorda i fiori caduti dai mandorli come una pioggia calda di luce. Perché pensa sempre ai fiori? Non prova tristezza alcuna, ma sente d'essere presso un vuoto irreparabile. Tutto intorno a lei si disfa come sabbia. Sarebbe bello, pensa, perdere un tratto il nostro corpo. Non è il corpo simile a un riflesso nell'acqua. Qualche nuvola si consumava. Le prime stelle spuntavano di nascosto all'improvviso. E allora... allora... le venne il desiderio di cogliere tutte le rose.